Benvenuti su K2 Matter TV, in questo nuovo appuntamento di oggi parliamo di l'argomento che ci porta a conoscenza il professor Buffoni assieme al professor Castellaccio è la storia della Sardegna nel Medioevo. La storia del Porto Torres. Buonasera ai telespettatori. E oggi abbiamo il piacere di presentarvi con il professor Angelo Castellaccio, che è ordinario di storia della Sardegna medioevale nell'Università di Sassari. Il professor Castellaccio è un autore di numerosi libri e saggi, fra cui questo volume su Porto Torres. Due volumi su Sassari medievale, scritti storia e cultura ed identità sarda negli scritti di Giovanni Spano, di Camillo Bellieni ed altri. L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese, Alghero e le sue mura nel libro dei conti di Bartolomeo Clotes del XV secolo. Insomma, è uno scrittore che ha ricoperto, che ha studiato molte aree della storia medievale della Sardegna, dando un contributo di conoscenza molto importante. L'abbiamo invitato a tenerci una serie di conversazioni. Questo primo su Porto Torres, da colonia romana a capitale di un regno, dal regno di Torres, in un secondo incontro parleremo della crisi di Porto Torres e dell'emergere di Sassari, e poi nel terzo e quarto incontro il professore ci parlerà di Sassari nel Medioevo. Perché abbiamo pensato di fare queste conversazioni di storia? Siamo convinti, tanto prima di tutto abbiamo una conoscenza di storia della nostra storia molto limitata. Questa storia non ci è mai stata insegnata e non viene insegnata nelle scuole medie o superiori. Qualche volta viene ricordata da qualche professore, ma questo è una cosa così piuttosto sporadica. Senza conoscenza di storia, come si dice, non si va da nessuna parte. Se non conosciamo il passato, abbiamo difficoltà a capire il presente. E io sono molto grato, noi siamo molto grati al professor Cesaraccio per aver accettato il nostro invito. Grazie, professore. Allora. In questo incontro quindi parliamo, professore, di Porto Torres, Turris Libisonis. Ci può dire che cosa, io mi sono chiesto cosa volesse dire questo Libisonis e non sono mai riuscito a venirne a capo. Ma muto la spiegazione che dei termini ha dato a suo tempo Attilio Mastino. Mi dispiace per chi non capisce il latino, ma cercherò di farmi capire ugualmente. Libisonis sarebbe un soggetto con un ablativo assoluto, libis sonis, oppure anche turris libis sonis, cioè turris dai suoni libici, dalla parlata libica, cioè turris sarebbe un centro, turris
la torre per antonomasia nella cultura sarda è il nuraghe. Sì. Quindi sarebbe a significare un territorio, un insediamento che inizialmente era difeso o vedeva la presenza comunque di un nuraghe a proteggere lo sbarramento dal mare verso l'interno e viceversa, situato più o meno allo sbocco alla confluenza in mare dell'attuale fiume Manno. E starebbe la seconda parte del termine, libici suoni, significa dai suoni libici, cioè dai suoni africani, ricordando che anticamente col termine Libia si indicava l'attuale Maghreb, cioè la parte settentrionale dell'Africa. Che cosa significa tutto questo? Significa che in quanto porto di mare vivace, come tanti porti di mare, Tursi era frequentata e vissuta da gente di provenienza eterogenea, in particolare dal mondo africano. Questo è documentato, cioè l'affermazione che dà Mastino, la spiegazione che dà, la giustificazione che dà Mastino è giustificata da tutta una serie di ritrovamenti epigrafici che fanno indubbiamente ipotizzare la presenza la presenza massiccia di gente che arrivava da quelle aree. Lo testimoniano non solo gli epigrafi, ma anche e soprattutto i disegni, le rappresentazioni grafiche degli epigrafi, che fanno pensare che a Porto Tursi ci fosse non solo gente, ma gente che professasse anche i culti egizi. Quindi sta a significare che, pur essendo dislocato l'insediamento nella Sardegna settentrionale, aveva una frequenza di relazioni col mondo africano e anche col mondo orientale. D'altronde la frequenza non nasce nel mondo romano, perché già da secoli precedenti, qui ci sono degli studi che aveva a suo tempo fatto la sovrintendente alle antichità di Sassari, Fulvia lo Schiavo, che aveva scritto, ripreso molto bene il passaggio di correnti mercantili dalla Sardegna alle isole Eolie e al mondo orientale. D'altronde, lo stesso altare preistorico di Monte d'Accoddi, che non ha precedenti e non ha neanche episodi simili o manufatti simili sia nel territorio isolano che nel territorio italiano, viene raffigurato dagli studiosi a costruzioni simili agli ziggurat del Medio Oriente, del Mediterraneo orientale. Quindi sta a significare comunque che una certa frequenza di relazioni che in qualche modo ha influenzato le popolazioni o le persone che abitavano nel nostro territorio esisteva. D'altronde anche i Brunzetti Nurali, le navicelle delle Brunzetti Nurali stanno a testare una frequenza di relazioni col mare che poi probabilmente, anzi sicuramente nel mare, col tempo è andata lentamente perdendosi. Cioè la vocazione al mare che i sardi avevano in antichità solo adesso si sta scoprendo, ma per altri motivi legati al fenomeno turistico e non certamente a un'inclinazione favorevole del sardo. Tolta questa breve parentesi, voglio ringraziare Nando Buffoni della sua domanda, gli organizzatori perché hanno pensato di invitarmi a questa conferenza, che ritengo molto utile, perché come diceva lo stesso Nando, molto spesso si fanno confusioni, c'è la voce di popolo che pure è importante perché dice vox populi vox dei, ma non sempre tutte le affermazioni, tutte le conoscenze che emanano dalla vox populi sono corrette. Un fondo di verità c'è, il problema è saper distinguere quel che è vero da quel che è falso, e non sempre questo, è possibile. Prima di addentrarmi in questo tema, credo sia opportuno fare delle considerazioni di carattere generale, perché la storia di Porto Tursi non può essere avulsa da quello che è la storia del territorio, da quella che è la storia della Sardegna, ma anche la storia semplicemente del bacino occidentale del Mar Mediterraneo. Ecco perché bisogna fare alcune premesse. Il mare. Una storia della Sardegna, una storia di Porto Tursi in particolare, non si può fare se non ci si raffronta col mare. Il mare adesso il mare è meta di svago turistico, è meta di diporto. Anticamente lo era molto di meno, ma aveva valenze diverse, aveva valenze estremamente negative. Poteva essere il veicolo sul quale arrivava il nemico, ed era pericolo costante questo, lo vediamo con le popolazioni della protestoria, ma lo vediamo soprattutto con gli arabi in tempi più recenti, lo vediamo con i vandali, lo vediamo se vogliamo anche con i genovesi e pisani, che certamente non sono venuti a regalare ma sono venuti a prendere, certo. Come dice il detto, i ladri di Pisa, oppure anche la fama che circonda
il carattere, il comportamento dei genovesi, notoriamente riconosciuti come personaggi dal pugno chiuso, dal braccio corto. Ecco, oppure il mare può significare anche lo tsunami, può significare la tempesta, può significare distruzione, morte, ma il mare può significare anche nuove conoscenze, il mare può significare commerci, quindi nuove prospettive di crescita del territorio. Il mare allora, molto più che adesso, era un dispensatore di risorse alimentari non indifferenti, lo è tuttora, pensiamo a quanto lo fosse in precedenza. Quindi il mare è un elemento determinante della vita della popolazione isolana, non se ne può fare assolutamente a meno. Questa è una premessa determinante. Il mare di per sé può creare isolamento, ma può creare anche contiguità, può creare anche relazioni con l'esterno. Quindi bisogna vedere in quale dei momenti della storia della Sardegna e della storia di Torres il mare ha avuto valenze positive o valenze negative. A seconda che abbia avuto l'uno o l'altra, le conseguenze si sono indubbiamente potute verificare e studiare chiaramente nelle vicende della nostra isola. C'è un'affermazione molto forte di Brodel che, parlando della storia della Sardegna, dice che più che l'isolamento del mare, poté l'isolamento dato dalla montagna. E se noi ci pensiamo bene, è un concetto forte ed è un concetto corretto. Perché la montagna vive differenze tuttora di carattere lessicale tra insediamenti che si guardano uno da una parte della collina e uno dall'altra parte. Pensiamo, che ne so, l'Ollai con Gavoi, ce ne sono tanti di questi esempi. Ma soprattutto l'isolamento che ha creato, che ha rappresentato per la storia isolana la Sardegna, è un elemento determinante per la formazione successiva di quella che si può chiamare l'identità dei sardi. Ora, è facile, quando sentiamo la radio, leggiamo il giornale, sentiamo di fenomeni di banditismo, quali sequestri di persona, pensiamo facilmente al pastore di Orgosolo, di Orure, e invece quando pensiamo, e siamo condizionati da certe conoscenze, e quando leggiamo invece o sentiamo di palazzinari che costruiscono abusivamente sul mare o scempiano le nostre coste, pensiamo immediatamente non al pastore di Orgosolo ovviamente, ma pensiamo al palazzinario di Roma, al palazzinario di Milano o via dicendo. Ecco, sono degli stereotipi che hanno condizionato e condizionano tuttora la formazione identitaria, la consapevolezza di un'identità della Sardegna che fino a qualche anno fa, e questi sono gli ultimi fermenti, insomma, le ultime conseguenze, caratteristiche negative, era data da questo dualismo, l'uomo delle montagne e l'uomo della pianura, l'uomo della pianura e l'uomo del mare. Due caratteristiche diverse che hanno portato alla formazione, alla nascita di lessici diversi, di caratteristiche diverse, di caratteristiche comportamentali diverse, di attitudini di indole diverse. D'altronde, i termini barbagia e romangia, che esistono già dal tempo dei Romani, stanno a significare non solamente due regioni contraddistinte, caratterizzate da diversamente, aspra, difficile, la Barbagia pianeggiante, dedita alla cultura o propensa alla cultura dei suoli, la Romagna, ma dal termine Barbagia nasce anche il termine barbaricino, cioè l'abitante della Barbagia che assume le caratteristiche del tipo di vita, e l'abitante della Romagna che, o Romania, che sta a significare area romanizzata, area civilizzata, che assume caratteristiche diverse. Più restio agli incontri l'abitante della Barbagia, più facile agli incontri l'abitante della Romagna. E queste caratteristiche si ritrovano appunto nell'area turritana, che storicamente ha vissuto la presenza delle popolazioni, o comunque più che di popolazioni, di chi dal mare arrivava per motivi diversi, non sempre positivi, come ho accennato, talvolta anche di carattere negativo. I romani arrivano con la
I romani arrivano con la fine della seconda, della prima guerra punica. Dopo la fine della prima guerra punica e siamo nel 237. Nel 237. Avanti Cristo. Certamente. Ora, la creazione di Porto Torres come colonia avviene molto più tardi. Avviene 200 anni dopo, 200, approssimativamente. 200 anni dopo, dopo che già i romani però erano già insediati diffusamente, soprattutto nelle coste, prima di creare, però i romani creano colonie tardivamente. Sì. Ma i romani, intanto c'è da dire questo, i romani quando arrivano in Sardegna non arrivano in una terra disabitata, in una terra di nessuno, arrivano in una terra che è già vissuta, che, dove ci vive da tempo diversa gente. Pensiamo che il primo essere antropomorfo che è certamente conosciuto e che ha vissuto nel territorio di Porto Torres è quel essere chiamato Proto, anche se era una donna, sì, che ha vissuto 8 milioni di anni fa. È chiaro, quello era il primo passo, uno dei primi passi. Sì, poi certo. Porto Torres, e poi vive, ricordavo poco fa, la presenza dei Ziggurat, ci sono una serie di nuraghi nel territorio, ce ne sono 6-8 nella zona della Marinella, ormai inglobati, distrutti, nelle aree occupate dal settore dalle fabbriche, della zona industriale di Porto Torres. Ci sono Domus degli Anas nel territorio, quindi è un territorio che ha questa caratteristica di essere stato vissuto continuativamente nel tempo, quindi non c'è stata nessuna soluzione di continuità, e su questa base si innestano i romani, che valorizzano un preesistente insediamento di cui poco o nulla sappiamo, lo valorizzano mandandoci una serie di pubblici ufficiali, realizzando una serie di opere pubbliche che hanno caratterizzato il nord Sardegna positivamente, in particolare per quanto riguarda, ad esempio, il foro, i lavori pubblici, i servizi ad orario, l'organizzazione religiosa del territorio, tutta una serie di pubblici uffici che danno un'idea dell'importanza che i romani attribuivano a Turris. D'altronde, non è che lo facessero per Turris, è la posizione geografica occupata, rivestita da Turris, che favoriva lo sviluppo del suolo. Allora, soprattutto questo nei periodi dell'impero, insomma, quando più frequenti erano le relazioni tra penisola italiana e penisola iberica, o tra penisola italiana e Provenza, le rotte, una volta che superavano lo scoglio grande, difficile delle bocche di Bonifacio, inevitabilmente dovevano addentrarsi nel Golfo dell'Asinara, dove trovavano protezione sia nelle coste turitane che nell'isola dell'Asinara, soprattutto quando solcava il maestrale, e quindi erano inevitabilmente portate a valorizzare questo sito, dove trovavano riparo, rifugio all'occorrenza. Quindi Porto Torres è come nodo, oppure anche snodo, mercantile. È importante il periodo romano, certo. Porto Torres non è la prima colonia romana fondata in Sardegna, ma viene dopo Cagliari. Viene abbinata alla tribù romana chiamata Collina, che non era una tribù particolarmente ricca. Questo sta a significare che i coloni che venivano a Porto Torres non erano particolarmente ricchi, era un ceto produttivo, un ceto laborioso. Non erano dei benestanti, anche se qualche benestante ovviamente ci poteva pur sempre essere, ma era una colonia dal ceto sociale medio, insomma, non medio, così chiamavano medio, ecco, semplicemente né medio basso né medio alto, un ceto medio, quindi una città laboriosa che viveva del suo, che nessuno regalava niente, ma tutti lavoravano. Abbiamo idea delle conseguenze di questa fondazione, dello sviluppo dei traffici, soprattutto dal ritrovamento di un'epigrafe, di un mosaico che è stato trovato nel Piazzale delle Nazioni ad Ostia, dove si fa riferimento ai navicolari turritani. E, dico, sicuramente tu ne avrai sentito parlare, ma è la prima forma di organizzazione imprenditoriale, mercantile, commerciale, accertata per la Sardegna, che fa da pandan a quella che nel sud dell'isola faceva Caralis. Cioè, sta a significare che la Sardegna è approssimativamente divisa in due grandi aree di sviluppo
economico o commerciale o di organizzazione comunque delle imprese, che al nord vede Turris, al sud vede Cagliari e poi nell'area tirrenica vedrà successivamente Olbia, perché l'ultima iscrizione che è stata rintracciata appunto parla di naviculari nella zona di Olbia. Ecco, non a caso l'organizzazione industriale che presiede lo sviluppo del territorio, cioè il Consorzio ASI, ha a suo tempo adottato questo come logo, questo dei navicolari turritani. È importante proprio perché parla di questa organizzazione. Allora, a che cosa serviva questa organizzazione? Ma serviva sostanzialmente a portare verso Roma quello che era l'esubero, e qui sono un po' indeciso, il termine esubero forse è eccessivo, perché probabilmente non si trattava di esubero, ma si trattava di qualcosa che veniva tolto alle esigenze, alla necessità o al fabbisogno degli abitanti. Perché dobbiamo ricordare una cosa, che tutto quello che sappiamo di Porto Torres o dell'antichità romana lo sappiamo attraverso le pagine che ci hanno lasciato scritte gli scrittori romani. Non conosciamo la voce dei sardi, possiamo solo intuirla e immaginarla dalle frequenti, numerose, reiterate ribellioni che soprattutto nel centro della Sardegna le popolazioni indigene del tempo hanno fatto contro i romani. I romani sono stati costretti a ricorrere anche all'uso dei cani molossi per stanare le popolazioni che disperate si rifugiavano perfino nelle grotte o a Tiscali, nel famoso villaggio di Tiscali, che era inaccessibile per sfuggire alle vendette e alle persecuzioni dei romani. Purtroppo allora, come adesso o nel recente passato, non possiamo dire che ci sia stata una identità assoluta dei sardi, perché le diverse tribù che abitavano la Sardegna, Baleri, Corsi e via dicendo, non erano mai legate da nessun rapporto di collaborazione in funzione antiromana. E quindi i romani avevano gioco facile a scagliarsi ora contro una tribù, ora contro un'altra. Anzi, possiamo dire che generalmente quando i romani attaccavano una tribù, gli altri erano contenti perché in pratica pensavano, beh, se la pigliano con quelli non c'è ancora noi. Per il momento possiamo stare tranquilli. Salvo poi ricredersi quando toccava a loro, quando era il turno loro di essere attaccati dai romani. Ecco, il periodo romano è importante fondamentalmente per quello che hanno lasciato dei lavori pubblici, in particolare la strada che collegava Cagliari, Caralis con Torres. È importante, fondamentale. È vero che i romani l'hanno fatta per finalità militari, però una volta che c'era sulla strada passavano anche i carri e il trasporto delle merci. È importante perché a questa spina dorsale praticamente della regione sarda, dalla Sardegna, che tagliava la Sardegna in due verticalmente, faceva da corollare tutta una serie di diramazioni laterali che consentivano di raggiungere le aree produttive. Noi sappiamo che le aree produttive non sono tutte concentrate in una particolare e precisa posizione, perché sono le caratteristiche pedologiche del terreno, il clima, la disponibilità di acqua a far sì che un'area sia più produttiva di un'altra. E quindi queste strade consentivano di spingersi là dove c'erano le aree produttive, di raccogliere la produzione, di trasportarla verso la strada, verso la spina dorsale che era la strada Torres-Cagliari, e poi da qui andare a dirigersi verso Torres se si era nel nord, verso Cagliari se si era nel sud, dove inizialmente veniva stoccata in magazzini che erano state appositamente costruite, e poi appena c'erano le navi disponibili si portavano verso la volta di Roma, dove venivano consumate con grande soddisfazione della plebe locale romana, non so quanto della società turritana o isolana in genere. Perché ripeto, è vero, si dice che la Sardegna fosse una tria repubblica romana alimentare a subsidia, cioè uno dei tre granai di Roma. Sì. Io ho forti dubbi, perché secondo me il granaio era limitato, molto del grano che partiva dalla Sardegna era a discapito del fabbisogno locale. Ripeto, non si spiegherebbero altrimenti certi episodi di intolleranza, di ribellione. Il vero granaio era la Sicilia. La Sicilia sono perfettamente d'accordo, perché il clima della Sicilia è completamente diverso dal nostro. Il terreno, in Sicilia c'è acqua, molta più acqua di quanto non ce ne sia disponibile in Sardegna. E l'acqua è essenziale per vita degli uomini, non solo la vita degli uomini, ma anche la vita delle piante, è innegabile. È vero anche questo, che in Sardegna non è che piova poco, è che piove male,
e soprattutto viene raccolta in maniera pessima. Viene raccolta in maniera pessima perché ci siamo preoccupati, o i nostri padri, i nostri antenati si sono preoccupati nei primi del Novecento di organizzare dei grandi invasi, e poi la gran parte dell'acqua si perde nel travaso dagli invasi ai centri urbani dove viene consumata, invece di pensare a piccoli bacini collinari dove per caduta l'acqua potrebbe tranquillamente arrivare a destinazione senza spese, senza perdite e senza cadere inutilmente nel mare, senza arrivare inutilmente al mare come avviene per la gran parte della quantità di acqua naturale. Dunque, Porto Torres è controllare, naturalmente i coloni sono i principales di turisti di bisogno, perché è sempre successo questo, che i coloni controllano, governano, dirigono, posseggono e sfruttano. Sì. Il fatto stesso che fosse della tribù collina e non potevano, certamente non erano aristocratici che venivano, era gente che veniva, che lavorava, che aveva delle professioni in campo, non soltanto in campo agricolo, ma anche in altri campi, perché qui c'era abbondanza di terra, perché la Nurra, no? Tutta questa parte di terra che certamente avrà anche costituito... La Nurra era importante, però attenzione, vi voglio ricordare un grande incendio che c'è stato ai primi del Novecento, che ha bruciato per 6 giorni la gran parte delle piante presenti nella Nurra. La Nurra fino al secolo scorso, fino alla metà o anche più dell'Ottocento, era un bosco, cioè terreni produttivi non ce n'erano molti. E questo lo dice bene l'annuncio. Ci sono, nella Nurra non c'era un prete. Quando si svolgevano dei matrimoni, per la difficoltà di arrivarci dalla stessa Porto Torres, in particolare nella Nurra di fuori, cioè la Nurra che dà non verso il nord ma che dà verso Alghero, era il padre della sposa che celebrava i matrimoni. Quindi il prete lo vedevano ogni morte di Papa, come si dice. Quindi non era così particolarmente, almeno la Nurra di fuori, non era così particolarmente produttiva, fertile e ferace. Certo, il clima a Porto Torres era buono, c'era l'acqua del Fiumano, sorgenti non è che ce ne fossero molto intorno a Porto Torres, però c'era il mare vicino, il territorio tra Porto Torres e Sassari è un territorio pianeggiante. E poi non dimentichiamoci che i romani nel basso impero si sono impegnati, e questa forse è l'opera più meritoria che hanno realizzato nel nord Sardegna, è quella della costruzione dell'acquedotto che ha portato l'acqua da Sassari, un'opera colossale, lunga circa 20 km, quindi un impegno di spesa notevolissima, anche un impegno tecnico e quindi dimostrazione di capacità dei dirigenti tecnici, degli ingegneri del tempo e non solo delle maestranze, per superare valichi, trincee, sbarramenti, portare l'acqua per 20 km con una pendenza costante per impedire che l'acqua debordasse durante le curve o per eccessiva pendenza. Un'opera pubblica così importante non sta a significare che Torres de Pisonis era un centro importante. Sì, perché una così costosa che qualcuno deve pagare con le tasse, perché non erano certamente dei regali, questo era un'opera pubblica al servizio per le popolazioni che evidentemente avevano anche un tenore di vita elevato per quei tempi. Questo è vero in parte, perché
forse l'indole dell'uomo, la mentalità dell'uomo ancora non è stata esplorata in tutti i suoi recogniti angoli o aspetti, ma c'è anche gente, soprattutto pubblici ufficiali, gente danarosa, che ci tiene a realizzare un nuovo pubblico per vedere il proprio nome ricordato, stampato. Ce ne sono anche adesso tantissimi esempi, vediamo quello che sta succedendo in America con Donald Trump, insomma, voglio dire, e quindi c'è, insomma, questo pubblico ufficiale che era preposto alla realizzazione della Repubblica, che è Tito Flavio Giustino, che mette molto del proprio, di tasca propria, per realizzare quest'opera. Quindi è un'opera che è legata al suo nome, altrimenti nessuno avrebbe ricordato questo. Però questo signore, certamente, è, dico, i sesterzi in qualche modo li avrà guadagnati in attività, in attività economiche. Io lo ricollegavo che opere pubbliche importanti di solito sono collegate anche all'importanza del centro, all'importanza del sito. Per questo, è vero, è verissimo, quindi, tutto questo, però quindi, il tutto va inserito in questo quadro che è la passione e l'amore che i romani nutrivano per l'acqua. L'acqua è vita, ma è anche igiene, certo, è pulizia, e comodità. Acqua significa i bagni pubblici, significa disponibilità nei pressi delle case, significa anche sanità. Significa anche sanità, certamente. Sanità. Certamente. Quindi è polivalente l'acqua. Certo. Per l'acqua non si ha solo amore, ma si ha anche esigenza di disporre, certo, dell'acqua. E quando ci sono le possibilità economiche, ci riusciamo. Ecco, una mia collega di Sassari, Marina Secchi, ha pubblicato un libro in cui ci sono 6.000 testi di studiosi più o meno antichi dedicati al rapporto tra Roma e l'acqua. Quindi questo sta a significare la passione, che se noi adesso andiamo, dovessimo andare anche a fare un salto nel Maghreb o nel mondo nordafricano, dove di acqua non è che ce ne sia molta, vediamo quanta passione si mette per l'acqua da parte della popolazione locale, come abbiano un rispetto, massimo rispetto, massima attenzione per l'acqua. Siccome in Sardegna non ce n'era molto, quel poco che ci aveva veniva rispettata e si cercava di fare il possibile per utilizzarla nella maniera più congrua, più utile possibile per la collettività. Che notizie abbiamo di, avete voi studiosi di Porto Torres, fino alla caduta dell'impero romano d'Occidente, fino al 456, così è. No, 476, ma questa è una definizione di comodo, possiamo parlare. Cioè, ci sono tante spiegazioni della fine del mondo romano, ci sono spiegazioni date dagli istituzionalisti, dagli economisti. Prima che così si esaurisca, almeno in questa parte, la crisi. Avete qualche... Il periodo forse di massimo splendore di Porto Torres è nel IV secolo avanti Cristo, quando viene costruito, dopo Cristo, chiedo scusa, quando viene realizzato questo acquedotto, diciamo. Quindi un forte rapporto tra Porto Torres e il territorio. Ecco. E sta a significare forse il primo forte rapporto tra il territorio sassarese e il territorio di Porto Torres, perché parte da Sassari, parte dalla vallata del Rosello, di San Marco, che Croce raccoglie le acque di San Martino, poi va seguendo un lungo percorso di 20 km circa, va a Porto Torres, raccaptando tutte le acque che scendono dalle colline che circondano Sassari. Quindi questo è il primo forte rapporto. Poi interviene la crisi, interviene la rottura delle relazioni, in Africa nel V secolo arrivano i Vandali, sì. I Vandali adottano hanno una professione religiosa diversa da quella cattolica classica, loro sono ariani, per cui iniziano a perseguitare i vescovi religiosi, chiamano così ortodossi, sì, certo, e li mandano in Sardegna. Quindi questo incide chiaramente sulle relazioni tra Sardegna e mondo vandalico, anche perché mentre in precedenza Roma
non era lontana da Porto Torres. Sì. A Roma si arrivava indifferentemente allo stesso tempo, o da Cagliari o da Porto Torres. Una volta che il mondo, chiama, l'organizzazione istituzionale del tempo cambia, il centro non è più Roma ma è in Africa, è chiaro che privilegiata è Cagliari rispetto sì. a Porto Torres. Quindi Porto Torres inizia a vedere diminuire, contrarsi la sua situazione economica, il suo sviluppo economico, i suoi traffici. Quindi inizia il primo periodo di crisi che viene interpretato in maniera diversa dagli studiosi. C'è chi dice che questo è l'avvio della crisi di Porto Torres, c'è chi dice che invece in questa crisi ci sono già i segni del successivo sviluppo, c'è chi dice che invece Porto Torres è tutto sommato, non risente particolarmente dalla nuova situazione e continua ad andare a vivere. Certo, le conseguenze dal punto di vista pratico ci sono, perché se prima Porto Torres era un insediamento che viveva dal mare, per il mare, sul mare, col mare, e i centri urbani erano dislocati proprio all'immediato contatto col mare, dal IV-V secolo la popolazione inizia a ruralizzarsi, inizia a ritirarsi verso le aree interne, cioè andare sulle alture dell'attuale San Gavino, diciamo, dove c'erano aree più produttive e dove, in mancanza di attività mercantili che languono, si ricorre nuovamente a quella grande e unica attività che consente non di diventare ricchi ma di sopravvivere, che è l'agricoltura e la pastorizia. Se con l'arrivo dei Vandali si interrompe il rapporto con Roma. In qualche modo. Sostanzialmente sì. Quindi Porto Torres, Turris è lasciata ai romani integrati nelle popolazioni locali. Sì. Quindi è una gestione, iniziano ad avere una loro gestione, chiamiamola così, autonoma, non so se il termine sì. sia corretto, però. E questo è molto interessante, perché staccati dal cordone ombelicale e dall'invio obbligatorio di risorse, dal trasferimento di risorse attraverso imposte eccetera 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 verso Roma, si crea invece, rimane un centro che non solo sopravvive ma prospera come. Devono passare diversi periodi, perché l'agricoltura e la pastorizia, dicevo, ti permettono di sopravvivere, no, ma non ti fanno ricco. No, poi ci sono gli arabi. Ci sono gli arabi che la cui presenza non è che condiziona direttamente, ma aggrava. Cioè il pericolo dei saraceni sul mare non è che colpisce direttamente il Porto Torres, però il rischio che per i saraceni possono nuovamente all'altro arrivare costringe la popolazione, non solo quella di Torres, ma di tutta sì. l'Europa, a ruralizzarsi. Dunque, io pensavo all'aspetto dell'uso del mare, quindi del commercio, sì. dei trasporti e del commercio da parte di Turris, perché questo qui è immaginabile che sia rimasta una parte. I proprietari di navi gli armatori, i costruttori di navi, lì si deve essere creata delle specializzazioni in campo professionale, perché le navi andavano riparate, certamente ricostruite eccetera eccetera, non soltanto marinari ma anche un'industria di costruzione navale, per limitata, per, anche se il termine è può sembrare troppo marittima. Sì, marittima. E lì diventa interessante, perché come diceva, ho capito dove vuoi arrivare. Ecco, benissimo, allora prego. No, però non sono in condizione di rispondere, perché io non voglio invadere il campo di competenza degli specialisti. Se per il Medioevo sì, cioè io per il mondo romano, ecco, questo comporta certamente. Parliamo dal quinto, sì, siamo già nel quinto questa, secolo, sesto secolo. Questa situazione, partiamo dal IV secolo, noi troviamo i naviculari turritani, è una situazione che comporta inevitabilmente la presenza di un ceto imprenditoriale, sì, ecco, che dispone di un certo capitale. Ecco.
Probabilmente non è locale, probabilmente non è locale, però no, qui sono ipotesi e sensazioni, non sono documentato perché, ripeto, io faccio il Medioevo, non faccio il periodo romano, però voglio dire che questa presenza poi possa essere di esempio o di stimolo per successive attività impitoriali, potrebbe benissimo essere. Certo è comunque che dal V secolo Portotorres inizia, diciamo, vive un periodo di crisi, la contrazione dei traffici è notevole, certo, perché non si scappa, quindi è chiaro che quel briciolo, quel nucleo, quell'embrione di ceti produttivi economicamente validi, imprenditori che abbiamo trovato nel periodo immediatamente precedente inizia a scomparire, si trasferisce, dove va? Può darsi che vada a Cagliari, può darsi che nasca allora la mentalità mercantile dei cagliaritani, che è tuttora presente nell'opinione pubblica isolana, che distingue tra i cagliaritani imprenditori e sassaresi coltivatori. Cioè, questa è... Ma, allora, dopo i Vandali... I Bizantini. Ma i Bizantini in realtà non sono mai stati presenti in Sardegna, o sbaglio? No. I Bizantini ci sono stati presenti in Sardegna dal 534 circa, sì, ma... fino al 9. No, ci sono stati, conosciamo molto poco noi del mondo bizantino, perché abbiamo pochissime fonti. Ecco. Purtroppo abbiamo poche fonti. E almeno fino alla fine del VI secolo conosciamo qualche cosa attraverso le epistole del pontefice Gregorio Magno. 14 anni di pontificato, 14 anni di epistole, certo. Diciamo che una cinquantina circa trattano la Sardegna e ci consentono di conoscere quali erano i rapporti tra Stato e Chiesa, certo, l'organizzazione sociale delle società, delle città del tempo, la presenza della Chiesa, il rapporto tra Chiesa urbana e quindi Chiesa secolare e ordini monastici, il funzionamento della stessa Chiesa, le sacche di paganesimo, sì, che ancora si riscontravano, sì, nel VI secolo, certo, i rapporti quindi con le popolazioni dell'interno, l'organizzazione militare, il sistema fiscale impiantato, sì, dai bizantini in Sardegna. Ecco, sono tutta una serie. L'organizzazione della Chiesa, quindi subito dopo anche la sorta di autonomia del vescovo turritano da quel dell'arcivescovo di Cagliari, sì, quindi una, probabilmente determinata anche dalla grandissima distanza da percorrere tra Turris e Cagliari. Quindi sono dati fondamentali che poi i documenti tra il VII, l'VIII e il IX secolo, i documenti che riguardano la Sardegna si possono contare sulla punta delle dita. Per un motivo molto semplice. Di chi è la colpa? Di chi è la colpa? La colpa va addebitata a diversi fattori. Intanto gli arabi. Gli arabi nel 698 conquistano Cartagine. La Sardegna come provincia bizantina dipendeva da Cartagine, che era capitale di diocesi. Come in tanti uffici anche attuali, i normali rapporti burocratici, amministrativi tra periferia e capitale dell'impero, che era Bisanzio, venivano triangolati attraverso Cartagine. Per cui a Cartagine c'era un deposito, un archivio consistente dove tutte le notizie che riguardavano la Sardegna, dalla Sardegna verso Bisanzio, da Bisanzio verso la Sardegna, erano depositate. Gli arabi distruggono l'archivio e quindi disperdono quello che era il patrimonio conoscenze che noi avremmo potuto avere. C'è buio. Questo è buio totale. Dopodiché il ruolo della Chiesa bizantina. Ora, non si hanno molti dati sulla presenza della Chiesa bizantina, però sappiamo che i bizantini avevano uno stretto rapporto tra organizzazione ecclesiastica, tra struttura ecclesiastica e struttura civile, tribuna laica. Era un impero che viene chiamato cesaropapista. Cosa così vuol dire? Vuol dire che le autorità civili si interessano anche di problematiche religiose e a loro volta le autorità religiose si interessano anche di problematiche civili.
le fonti di natura, e quindi è inevitabile che Bisanzio si sia presentata in Sardegna non solo sotto il profilo politico ma anche sotto quello religioso. Vero è che alla fine del mondo bizantino in Sardegna, i basiliani, che erano dotati di grandissime proprietà terriere in Sardegna, maturate sicuramente, come spesso più di adesso succedeva, attraverso lasciti, testamenti, donazioni varie, abbiano lasciato questo patrimonio di terre di cui i giudici del tempo si sono serviti per... Ed entriamo in quello che, almeno per me, è il periodo più bello della storia della Sardegna. Ecco, allora, entrando nel regno giudicale, i giudici, Portatores, acquista. Portatores acquista rilievo notevole per motivazioni diverse. Intanto la sede ecclesiastica, che è una delle prime sedi, quindi l'autonomia voluta, ricercata, affermata, avvallata anche dal pontefice di Roma rispetto alla Chiesa cagliaritana, quindi già una grande importanza. E ricordiamo anche l'importanza che la Chiesa aveva allora, era molto più di quanto non abbia adesso, non solo sotto il profilo squisitamente religioso e sentimentale, ma anche sotto il profilo dell'organizzazione economica, della struttura economica. La Chiesa era il più grande proprietario terriero, quindi bene o male tutti coloro che disponevano di poche risorse personali erano costretti ad andare a rendersi infritteuti della Chiesa, quindi a lavorare per conto della Chiesa, e in qualche modo quindi la Chiesa aggregava, utilizzava queste persone. Ma soprattutto le modalità di nascita dei regni giudicali. Tanto una affermazione, ho detto regni giudicali perché i giudici erano del re. Non perché a me faccia piacere che fosse del re, ma perché sono i documenti, no? Non che io sia monarchico, sono assolutamente repubblicano, ma devo prendere atto di quello che... Siccome qua c'è polemica, devo dire di quello che dicono i documenti. I documenti, quando parlavano di palazzo dove abitava il giudice, li chiamavano palazzo regio. Il verbo che veniva usato dagli amanuensi del tempo per descrivere l'attività di governo dei giudici era rennare, non gubernare, era rennare. E poi c'è il Pantheon che è stato trovato da Cesare Casula, il Pantheon dei giudici d'Arborea, dove chiaramente ci sono i giudici che hanno una corona in testa. Ma che fossero re, poi non viene messo in dubbio se non da qualcuno, perché anche studiosi stranieri riconoscono. Lo stesso rapporto che si crea nel 1004, siamo già alla fine dei regni giudicali, tra il regno giudicale di Arborea e la contea di Anjou, che è strettamente legata alla corona di Francia, il duca d'Anjou era fratello di Francia, fanno capire come nelle trattative matrimoniali il figlio del duca d'Anjou volesse sposare la figlia del giudice, quindi era un matrimonio di altissimo livello tra due personaggi che, diciamo, di pari grado istituzionale, no, perché quello giudicale era più alto, ma di pari grado economico, di importanza politica, di spessore, diciamo, per quanto riguardava il rispetto da parte delle altre autorità. Portatore per Torres, come nascono i regni giudicali? È una domanda su cui ci sono risposte diverse, cioè che i regni giudicali nascano nei momenti in cui gli arabi iniziano a frequentare sempre più intensamente le coste isolane, con episodi di saccheggio, rapina, ladrocino e via dicendo, e costringendo le autorità bizantine isolane, che non ricevono più rinforzi da Bisanzio, a iniziare a governarsi da soli, inizialmente nel nome di Bisanzio, che rappresenta così quella specie di copertura giuridica per giustificare la propria presenza al potere, e fanno sì che la Sardegna, il funzionario di più alto grado, l'ufficiale bizantino di più alto grado presente in Sardegna, poi a un certo punto si renda conto di governare e governi di fatto non più in nome per conto di Bisanzio, che ormai è solo un ricordo, ma governi in nome per conto della società di riferimento, della società che ha di fronte e alla quale deve rispondere. Ora, per analogia, quale regno nasce? Visto che i cognomi delle famiglie giudicali ritornano sempre uguali, la Congunale, li troviamo a Cagliari, a Olbia, in Gallura, a Torres, a Oristano. Nasce prima Cagliari
perché a Cagliari stava l'ufficiale bizantino di più alto grado presente in Sardegna, e quindi quello che potrebbe avere preso l'iniziativa per rendersi autonomo e indipendente dal Bisanzio. Oppure si potrebbe pensare che questa iniziativa autonomistica, indipendentista, possa essere nata a Torres, perché è la località più lontana da Cagliari, quindi località che più difficilmente poteva essere controllata dalla funzione. Sono tutte e due ipotesi valide. Perché Porto Torres? Perché Porto Torres? Ecco, qui. Per la chiesa, innanzitutto, sì, per la chiesa. E dopodiché un centro di antica origine, un centro importante, sì. Un territorio importante, un fiume dappertutto. Se noi guardiamo i regni giudicali, hanno come capitale o come centro importante e sono incernierati intorno a una città. Cagliari c'ha il Cigerri, Oristano c'ha il Tirso, a Olbia, che era una delle capitali, insomma, ci sono i corsi d'acqua, il rio Padrongiano, sì. A Porto Torres c'è il rio Mano. Ma ci doveva essere qualche cosa di più, rimasto, sviluppato qualche cosa di più. C'era l'organizzazione territoriale, ecco. E dicevo che faceva riferimento alla chiesa sostanzialmente, però è chiaro che intorno alla chiesa si sviluppa questo nucleo. Se noi torniamo indietro, già dal IV secolo d.C. troviamo un'area sepolcrale importante. I bizantini valorizzano questo sito, diciamo, costruendo una loro chiesa che sta sotto l'attuale basilica di Porto Torres. Che ci fosse un centro importante è dato anche dal ritrovamento nel 1927, durante i lavori di scavo per la realizzazione della vecchia stazione ferroviaria di Porto Torres, di una lapide che ricorda una vittoria dei sardo-bizantini sui Longobardi, una lapide marmorea che pesa diversi quintali, quindi se è stata trovata lì è difficile ipotizzare che possa essere spostata da un'altra parte, quindi la vittoria, la battaglia si è svolta nel nostro territorio. Ci sono le lettere del pontefice Gregorio Magno in cui parlano, qui soffermandosi su Porto Torres, accenna la presenza di un vir clarissimo Stefano, cioè un personaggio di rango non senatorio come si supponeva, ma comunque retaggio di quella casta latifondista creata a suo tempo dai Romani. Sappiamo che a Porto Torres c'è un tribuno che si scontra, c'è un'autorità militare che si scontra con quella civile, e il tribuno è un ufficiale bizantino di alto grado, quindi sta a significare che qui c'era un'organizzazione territoriale militare importante, quindi gente benestante, organizzazione militare del territorio, battaglia importante vinta dai sardo-logonesi, sta a significare che il centro è importante. Forse anche capacità imprenditoriali, vista la vicinanza al mare. La vicinanza al mare, sappiamo. E quindi commerciali. Commerciali, sappiamo che... Sì, che fino al VII secolo ci sono navi bizantine che dalla Sardegna partono, costeggiando le coste della Toscana, partono verso la Liguria, verso la Provenza. Poi a un certo punto che cosa succede? Succede questo, che nel 568 nella penisola italiana arrivano i Longobardi dalle oltre. I Longobardi sono ariani. È vero che da qui a qualche decennio, per iniziativa della regina Teodolinda, che è bavarese e quindi cristiana di origine, si convertono al cristianesimo. Però nel 650 circa, dopo aver conquistato l'Etruria, è accertato che i Longobardi abbiano delle basi in Corsica. E siccome tra i Longobardi e i Bizantini che confinavano, che nell'Italia meridionale non correva buon sangue, è logico pensare che da questa data in poi le navi onerarie bizantine che partivano da Torres non seguissero più la costa orientale della Toscana, della Corsica, per dirigersi verso Genova e la Liguria, ma fossero costrette a passare a occidente, quindi esponendosi al rischio del vento del Maestrale. Però è documentato che ci fosse un circuito mercantile bizantino. Adesso siamo arrivati a Porto Torres, che diventa la capitale del regno. Professore, se lei è d'accordo, noi oggi ci fermiamo qui e continuiamo. Continuiamo e sviluppiamo, lei svilupperà nel prossimo incontro, il ruolo che ha avuto
Torres, la città, all'interno del regno, in modo che poi la portiamo, ci avviamo alla fase di crisi e poi parliamo di Sassari. Cosa dici? Perfetto. Non posso che convenire. Io ringrazio il professor Castellaccio per questa chiarissima e dotta illustrazione storica, per me utilissima, spero che lo sia stato anche per tutti quelli che sono in ascolto e che stanno guardandoci e che ci guarderanno. Grazie, al prossimo incontro che vi verrà anticipato dal nostro Adriano Agri. Grazie. Grazie a voi. Avete seguito Oggi parliamo di, e abbiamo parlato di storia medievale. Arrivederci alla prossima puntata.